Buongiorno, buonasera, anzi, il Consiglio dei Ministri si è riunito e ha deliberato due norme importanti, un decreto legge e un disegno di legge. Sono norme che hanno una funzione fondamentale, ci abbiamo lavorato tutto questo mese di agosto, riguardano la modernizzazione, la razionalizzazione della pubblica amministrazione e soprattutto una maggiore efficienza nel lavoro della pubblica amministrazione su alcuni temi principali. Dirò due concetti ai quali tengo molto, poi il resto dei due provvedimenti verranno spiegati dai ministri che vedete a fianco a me, poi vi lascerò perché abbiamo in corso una riunione con il ministro Bonino, il ministro della Difesa e il vicepresidente Alfano per gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda della Siria. Per quanto riguarda il provvedimento, innanzitutto sul tema dell'efficienza della pubblica amministrazione. Uno dei nostri atavici problemi italiani è la nostra incapacità di usare bene i fondi strutturali europei. Ci portiamo dietro e ci trasciniamo questo problema da troppo tempo e anche alla chiusura di questo quadro comunitario di sostegno purtroppo non riusciremo a usare in questi 7 anni tutte le risorse disponibili. Stiamo facendo di tutto per accelerare, ma ci portiamo dietro un pregresso che crea dei problemi. Siccome funziona così ormai da sempre e siccome il prossimo quadro, quello 14-20, sarà probabilmente l'ultimo dell'Europa come la conosciamo oggi e sarà fondamentale e importante, saranno molte risorse, non dobbiamo questa volta sbagliare, vanno usate bene e vanno usate soprattutto con la massima efficienza possibile. Motivo per il quale all'interno del provvedimento, del decreto legge, c'è una parte significativa che razionalizza, efficientizza, creando attorno alla figura del ministro, in questo caso il ministro Trigilia, il ministro per la coesione territoriale, una struttura, il dipartimento, l'agenzia, che sia in grado di funzionare e il tutto accorpato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che diventa a questo punto il soggetto titolare del coordinamento e dell'impulso sulle questioni dei fondi strutturali europei. Sapete che è una lunga storia che viene da lontano, una storia che ha visto quella struttura stare prima al Ministero dell'Economia, poi passare al Ministero dello Sviluppo Economico, poi la cosiddetta figura giuridica dell'avvalimento, il Ministero della coesione territoriale, ma con la struttura che stava da un'altra parte, insomma una vicenda molto complicata. Così facendo oggi credo che mettiamo il punto fine rispetto a queste vicende così complesse e ricomincia oggi una storia nuova che noi crediamo possa essere finalmente una storia di successo pieno. Con queste strutture e con questa nuova efficienza puntiamo a usare tutte le risorse dei fondi strutturali del periodo 14-20. Per fare questo abbiamo anche dedicato a questa iniziativa 120 assunzioni qualificate di alto livello che faremo con selezione molto molto rigorosa e significativa, persone che abbiano ovviamente esperienza europea e persone che abbiano esperienza anche legata appunto all'uso dei fondi strutturali europei sui territori. Crediamo che ci giochiamo su questa vicenda veramente buona parte della nostra capacità di per i prossimi anni usare i fondi strutturali europei e quindi è un modo di essere più europei, di rendere ancora più europea la nostra pubblica amministrazione, una scelta molto importante, il ministro Trigilia poi spiegherà tutti i diversi passaggi. Dentro i due provvedimenti, in particolare nel decreto legge, ma poi c'è anche una parte sul disegno di legge, si decide di dare una soluzione strutturale al tema del precariato nella pubblica amministrazione del nostro Paese. Abbiamo deciso di tipizzare e di ridurre le forme di lavoro flessibile, abbiamo messo alcune barriere per evitare che nel nostro Paese si ripetano quelle modalità di scorciatoie per avere l'assunzione nella pubblica amministrazione senza concorso che in passato purtroppo sono state fin troppo presenti. Penso all'utilizzo delle società partecipate
e altri perimetri paralleli, diciamo così. Abbiamo deciso attraverso questo provvedimento appunto di avviare un percorso e un processo di parziale inserimento di precari previa procedura altamente selettiva, perché riteniamo che per l'appunto la Costituzione vada assolutamente applicata. E su tutti questi temi poi il Ministro D'Alia, che voglio ringraziare per il lavoro che ha svolto, cercheremo soprattutto di far sì che nell'arco della fase di applicazione, di conversione e poi di applicazione del decreto legge, avvenga e sia portato a compimento il censimento di tutte le situazioni di precariato nella pubblica amministrazione, che appunto è uno dei punti di partenza per andare poi alla soluzione dei problemi. C'è una parte significativa di razionalizzazione dello strumento pubblico, in particolare un ulteriore taglio del 20% delle auto blu di tutte le amministrazioni pubbliche. Riteniamo che il nostro Paese abbia preso una strada da un po' di tempo a questa parte virtuosa e che bisogna continuare su questa strada, e questa scelta che facciamo oggi è una scelta che continua una direzione di marcia sulla quale dobbiamo fare ancora di più. Oggi è un passo avanti, un segnale importante. C'è dentro il decreto legge un intervento, un articolo molto significativo su una delle questioni di semplificazione del nostro sistema appunto di autorizzazioni pubbliche. Grazie. Sistema delle autorizzazioni, in particolare su una vicenda che soltanto l'acronimo che adesso citerò evoca spettri, difficoltà, fatiche, complessità. L'acronimo è quello del famoso SISTRI. Attraverso l'intervento che facciamo oggi superiamo le difficoltà che fino ad oggi si sono create. Il Ministro Orlando spiegherà nel dettaglio la scelta che viene fatta, ma il superamento del SISTRI attraverso la scelta che oggi facciamo credo che sia un segnale importante di aver colto un problema oggettivo che nel Paese su questi temi c'è, e crediamo che anche questo sia un modo di fare, di creare una pubblica amministrazione più efficiente, di semplificare, di snellire i processi e i percorsi. Segnalo tra le tante norme presenti, ce ne sono alcune che riguardano il mondo della ricerca, per le quali appunto poi interverrà il Ministro Carrozza. Segnalo tra tutti gli interventi, ne segnalo uno in particolare, credo significativo. Abbiamo deciso, anche alla luce dell'esperienza di questi mesi, di fare un investimento in particolare sul tema del personale dei Vigili del Fuoco. Parte il percorso per l'assunzione di nuovi 1.000 Vigili del Fuoco, credo che sia un segno di attenzione profonda rispetto ai problemi del territorio del nostro Paese, e di scelta appunto di investire su quelle parti di pubblica amministrazione che sono particolarmente vicine alle esigenze dei cittadini. La scelta che facciamo oggi va assolutamente in quella direzione. Infine, ma anche di questo parlerà il Ministro D'Alia, abbiamo fatto un intervento importante di razionalizzazione del sistema per far sì che ci sia una concentrazione e un rafforzamento di tutto ciò che nella pubblica amministrazione è lotta alla corruzione, prevenzione rispetto alla corruzione e trasparenza, attraverso appunto una razionalizzazione e una divisione di competenze che concentri nella CiVIT. La CiVIT è appunto la commissione indipendente per la valutazione sul tema della trasparenza della pubblica amministrazione. Abbiamo deciso di concentrare lì tutte le funzioni, sarà un soggetto oggi dedicato esclusivamente al compito della prevenzione, della lotta alla corruzione, della prevenzione della corruzione, della trasparenza nella pubblica amministrazione, togliendo tutte le altre funzioni che invece vengono allocate all'ARAN, le funzioni in particolare legate alla valutazione dei dipendenti pubblici, perché riteniamo che ci sia bisogno nel nostro sistema, nella nostra pubblica amministrazione, di avere un soggetto interamente dedicato al tema della lotta e alla corruzione, della prevenzione, della trasparenza, e la CiVIT per l'appunto sarà questo. Come vedete sono provvedimenti molto importanti che cercano di costruire una pubblica amministrazione diversa,
più efficiente, più snella, con una riduzione significativa dei costi della politica e un'attenzione soprattutto a quelle funzioni della pubblica amministrazione legate alle esigenze che vogliamo sottolineare di più. E quindi il tema della ricerca, quindi l'attenzione al territorio e alle esigenze dei cittadini, ho citato il caso del Vigile del Fuoco, l'attenzione al tema appunto della semplificazione delle procedure in una logica di rispetto dell'ambiente, come le questioni del Sistri che sono state citate prima. Mi fermo qui, do la parola al Ministro D'Alia che illustrerà gli altri parti del provvedimento e entrerà nel merito su diversi punti del provvedimento. Grazie. Il Presidente ha già detto tutto, quindi io mi permetto solo di integrare alcune questioni. Sulle auto blu e sulle consulenze do alcuni dati. Noi dai censimenti che abbiamo, che riguardano purtroppo solo il 70% delle pubbliche amministrazioni, abbiamo stimato i costi per consulenze di oltre 1 miliardo e 200 milioni e per quanto riguarda le auto blu e le auto di servizio costi per oltre 1 miliardo di euro. Con questo provvedimento noi non solo interveniamo, diciamo così, riducendo tendenzialmente i costi, ma obblighiamo le amministrazioni a fornire, a trasferire i dati che ci servono per un ulteriore intervento che sia anche selettivo rispetto all'uso delle auto di servizio, che sono cosa diversa dalle auto di rappresentanza, e per il ricorso a prestazioni professionali qualificate esterne. L'unico dato certo è che noi non possiamo permetterci 1 miliardo e 200 milioni di euro di consulenze esterne in un momento come quello che abbiamo oggi. Con queste norme noi introduciamo anche delle sanzioni per i dirigenti e i responsabili dei servizi che dovessero adottare atti in violazione delle disposizioni che vengono introdotte col decreto legge. Tradotto in termini molto pratici, chi autorizza spese fuori dalle regole previste da questo decreto li paga di tasca sua. E questo per quanto riguarda auto blu e consulenze. Sulla questione della lotta alla corruzione, noi abbiamo reso con questo provvedimento sempre più autonoma e indipendente la CiVIT come autorità anticorruzione e abbiamo trasferito la parte di competenza che originariamente la CiVIT aveva e riguardava la valutazione delle performance del personale all'ARAN, che ovviamente avrà al suo interno una sezione autonoma rispetto a quella che si occupa dei contratti, che dovrà con esperti occuparsi solo ed esclusivamente di criteri oggettivi di valutazione delle attività e delle performance del personale e degli uffici e dei servizi ad essi collegati. Abbiamo prorogato alcune disposizioni già introdotte dal precedente governo in materia di spending review che avevano dei tempi e dei termini che ovviamente sono stati superati in ragione della nota vicenda legata alla legislatura, alla crisi di governo, per cui stiamo consentendo con queste disposizioni alle amministrazioni di poter completare quel percorso di riorganizzazione dei servizi e delle funzioni che non hanno potuto fare entro il 28 febbraio scorso, perché ovviamente c'è stato l'insediamento del nuovo Parlamento, la formazione del nuovo governo e quindi la necessità di poter rispettare termini che abbiamo fatto slittare complessivamente di circa un anno. Altre questioni che sono contenute nel decreto e che credo possano essere oggetto di una particolare importanza sono alcune disposizioni che riguardano il tema della giustizia civile. Noi abbiamo introdotto una norma per procedure più veloci, per coprire le scoperture di organico dei tribunali e degli uffici giudiziari per quanto riguarda ovviamente il personale amministrativo, prevedendo con una norma procedure agevolate e veloci di trasferimento di personale, visto che nel settore della giustizia ci sono scoperture di organico per quanto riguarda ovviamente il personale amministrativo di circa 8.000 unità. Abbiamo anche introdotto norme che servono a razionalizzare il sistema delle partecipate, consentendo piani di ristrutturazione con mobilità del personale, e obblighiamo tutte le amministrazioni a censire e a trasmettere a funzione pubblica tutti i dati sui costi del personale delle società partecipate che, come ricordava molto opportunamente il Presidente Letta prima, sono diventate uno strumento troppo facile, troppo comodo
per aumentare il livello di spesa pubblica e per eludere le procedure concorsuali previste dall'articolo 97 della Costituzione. All'esito di questo censimento, ovviamente, che prevede la mancata ottemperanza, le disposizioni di questo decreto prevedono una serie di sanzioni per chi non dovesse trasmettere questi dati importanti, all'esito di questo censimento interverremo con ulteriori misure di carattere strutturale. Censimento che riguarda anche i cosiddetti precari della pubblica amministrazione di cui si è parlato prima. Le norme che noi qui prevediamo sono norme che dicono questo. Primo, mai più contratti a termine che non siano eccezionali e temporanei, perché temporanea è la prestazione richiesta. Oggi l'uso e il ricorso al precariato nella pubblica amministrazione, come per le società partecipate, è diventata una scorciatoia rispetto al concorso pubblico. Con le disposizioni che noi introduciamo si prevede che il contratto tipico prevalente è il contratto a tempo indeterminato, che chiunque faccia contratti a termine fuori dai casi eccezionali previsti da queste disposizioni, questi contratti sono nulli di diritto, il dirigente, l'amministratore, il responsabile del servizio che li abbia fatto ne risponde personalmente sia dal punto di vista della responsabilità contabile e amministrativa sia dal punto di vista della responsabilità disciplinare. Prevediamo delle procedure selettive perché si scelgano tra coloro i quali hanno contratti a termine di almeno 3 anni nell'ambito dell'ultimo quinquennio nella pubblica amministrazione i migliori, cioè quelli che hanno delle professionalità che obiettivamente servono alle amministrazioni pubbliche. Lo si fa attraverso procedure selettive. Prevediamo peraltro in questo provvedimento una norma che ci sembra anche un atto di giustizia, io di questo voglio ringraziare personalmente il Ministro Alfano, che riguarda l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni dei testimoni di giustizia. Non vi sfuggirà che si tratta anche di un atto di solidarietà importante e di incoraggiamento per coloro i quali hanno avuto il coraggio di denunciare fatti di criminalità organizzata che hanno costato un sacrificio, che hanno comportato un sacrificio personale e familiare a questi soggetti. Queste sono in buona sostanza, diciamo così, le norme che noi abbiamo previsto. Abbiamo previsto anche una norma che obbliga ad assumere tutti i vincitori di concorso che per ragioni relative a blocco del turnover, a blocco delle assunzioni, non sono stati assunti. I vincitori di concorso sono quelli che hanno più diritto degli altri, perché sono gli unici che in questo Paese si sono sottoposti ad una valutazione oggettiva sul merito e non hanno trovato ingresso nelle pubbliche amministrazioni. In parte questo discorso riguarderà anche gli idonei, cioè coloro i quali sono stati valutati positivamente, ancorché non vincitori di concorso, ma solo per le graduatorie più recenti e non ovviamente per quelle più antiche. E credo che per quanto riguarda la parte di mia competenza non vi siano altre disposizioni su cui debba intervenire io, pronto ovviamente a dare chiarimenti se vi è la esigenza. Il Ministro Trigilia può illustrare la disposizione che riguarda le politiche di coesione. Il Presidente ha già chiarito le linee generali di questa norma. Sappiamo tutti che l'esperienza dell'impiego dei fondi strutturali nel nostro Paese ha presentato tradizionalmente e continua a presentare dei seri problemi sia per quanto riguarda la capacità di spesa che per quanto riguarda la qualità e l'efficacia della spesa. Su questo dobbiamo assolutamente intervenire, anche alla luce dell'impostazione del nuovo ciclo dei fondi europei che partirà nel 2014 ed è il ciclo 2014-2020. Il problema che abbiamo anche nel confronto con altri paesi è legato anzitutto alla capacità di avere un maggiore coordinamento nazionale complessivo nell'uso di queste risorse, di selezionare di più gli obiettivi, di farlo sulla base di una strategia chiara che ci indichi dove concentrare le risorse. Ecco, se c'è una differenza tra il nostro Paese ed altri grandi Paesi europei che sono riusciti ad usare più efficacemente questo strumento
è proprio nella capacità di darsi un governo nazionale complessivo di questa risorsa. Il provvedimento di cui parliamo, cioè l'introduzione in particolare di un'agenzia per la coesione territoriale, è uno strumento che cerca di dare gambe dal punto di vista organizzativo a questo obiettivo di rafforzare la capacità di coordinamento complessivo dei fondi europei insieme al cofinanziamento nazionale e al Fondo Sviluppo e Coesione. In che modo l'Agenzia può dare un contributo a questo obiettivo? Ma essenzialmente svolgendo tre funzioni principali. La prima è una funzione di monitoraggio, di sorveglianza sistematica dell'andamento dei programmi operativi sui quali sono impegnati i fondi, perché questo è importante per poter intervenire immediatamente laddove si verificassero delle difficoltà o delle inadempienze. La seconda funzione altrettanto importante riguarda le attività di sostegno alle autorità regionali o nazionali impegnate nella gestione dei programmi operativi. Questo significa un'attività più sistematica di formazione, ma significa anche strutture di supporto nella gestione dei programmi, per esempio laddove ci sono complesse procedure di selezione o gestione, stesura e gestione di bandi pubblici. Infine, il terzo punto che costituisce un ulteriore elemento significativo di questa proposta riguarda la possibilità che la stessa agenzia, in condizioni molto particolari, ben definite dalle regole procedurali, possa assumere i compiti di autorità di gestione diretta, cioè possa intervenire direttamente nella gestione di alcuni programmi. Quali? Beh, anzitutto laddove si sperimentino dei programmi particolari, questo può accadere, ma può accadere, ripeto, in casi molto ben delimitati dalle regole che ci siamo dati e che in parte sono già preesistenti, in casi ben delimitati può assumere una funzione di potere sostitutivo rispetto a autorità di gestione che presentino gravi inadempienze o gravi ritardi. Nel complesso, quindi, quello che questa agenzia costituisce è un tassello molto importante dal punto di vista organizzativo per rafforzare la capacità di coordinamento nazionale dell'uso dei fondi, e insisto su questa parola nazionale perché bisogna interpretare bene l'indirizzo che noi stiamo cercando di seguire. Nazionale non vuol dire ritornare a una sorta di neocentralismo, ma vuol dire riuscire a fare lavorare meglio le strutture centrali e le strutture regionali e locali in un quadro coordinato che ci può aiutare a usare più strategicamente e con più efficacia questa risorsa, che è molto importante per il futuro e per la ripresa del Paese, solamente se tenete conto che si tratterà di una cifra per il periodo 2014-20 di 30 miliardi che vengono dai fondi europei, ai quali si potrà aggiungere una cifra analoga del cofinanziamento nazionale e circa 40-50 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione. Quindi ci avviciniamo a una cifra di 100 miliardi che, se usata efficacemente, può dare una spinta molto notevole alla ripresa del Paese e allo sviluppo delle regioni tradizionalmente arretrate, che continuano purtroppo ad esserlo e ad essere colpite dalla crisi, che sono quelle del Mezzogiorno. Ministro Carrozza. Sì. Dunque, per quanto riguarda la ricerca, abbiamo due norme importanti, una nel decreto legge, che è una norma che era attesa da tanto tempo dagli enti di ricerca vigilati dal mio Ministero, che è una norma in favore dell'autonomia degli enti, che consente all'ente, nella propria autonomia, nell'ambito del piano triennale,
di semplificare l'immissione in ruolo dei ricercatori, e mentre prima la procedura era complessa, una procedura di semplificazione che può anticipare e accelerare il processo. E nel disegno di legge c'è un'altra norma molto importante per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che consente in prospettiva di l'immissione in ruolo di ricercatori precari che ora svolgono un ruolo molto importante sia nell'ambito della ricerca che nell'ambito del monitoraggio dei terremoti. Sì, il Presidente Letta ha già evocato questo acronimo che per molte imprese italiane coincideva un po' con un incubo, diciamo. Abbiamo provato ad affrontarlo, diciamo, non come è stato fatto in precedenza. Questo sistema di tracciabilità è un sistema che ha dei presupposti giusti, fondati, che però, diciamo così, è stato ideato nel 2007, è stato avviato nel 2009 e poi è stato progressivamente rinviato nella sua attuazione. Nel frattempo il sistema è sostanzialmente invecchiato e ha fatto emergere tutta una serie di difficoltà che gli operatori, le associazioni di categoria hanno denunciato nel corso del tempo, e che avrebbe potuto portare, diciamo, alla rinuncia del sistema to cure. Abbiamo cercato invece di coniugare i due aspetti, cioè proseguire nella giusta ambizione di avere un sistema di tracciabilità, ma contemporaneamente non far gravare la necessità di semplificazione dovuta anche all'invecchiamento del sistema sulle imprese, diciamo, che diventavano un po' le cavie di questo sistema. Per questo abbiamo deciso di partire. Il governo precedente aveva disciplinato che ad ottobre sarebbero state interessate le imprese che trasportavano rifiuti pericolosi, e poi con un'estensione a marzo del prossimo anno a tutti i trasportatori di rifiuti pericolosi e speciali. La scelta che abbiamo fatto invece è stata un'altra, quella di circoscrivere ulteriormente la platea del primo step. Soltanto i gestori di rifiuti saranno direttamente coinvolti, produttori e gestori di rifiuti pericolosi, passando da una platea interessata di 70.000 ad una platea di circa 17.000. Il secondo step, quindi il passaggio che riguarda l'insieme dei trasportatori di pericolosi, resta a marzo, con una inversione però dell'onere. Si parte se le semplificazioni ci sono state. Il meccanismo precedente era sostanzialmente si parte e poi si fanno le semplificazioni, perché appunto la nostra preoccupazione era quella che un sistema particolarmente invecchiato e una serie di incombenze ulteriori, tanto più in una situazione di crisi come quella attuale, avrebbe creato un ulteriore gravame per le imprese e anche il rischio appunto di una difficoltà funzionale del sistema stesso. Quindi si parte con i gestori dei pericolosi. Il secondo step riguarda invece i trasportatori di pericolosi, ma soltanto se prima di marzo sarà intervenuta quella semplificazione che consente, diciamo, un riadeguamento complessivo del sistema. Si tratta di un punto di equilibrio tra un'esigenza appunto di proseguire comunque nel sistema di tracciabilità e quello appunto di dare una risposta alle domande che erano pervenute dalle imprese, che erano diventate ancor più in qualche modo preoccupate nel momento in cui si era registrato un invecchiamento anche tecnologico del sistema stesso. Questo è stato possibile anche per la collaborazione che abbiamo avuto da parte dell'azienda che realizza il sistema stesso, quindi, diciamo, c'è stata un'interlocuzione positiva anche sulle ipotesi di adeguamento progressiva del sistema. Direi che le notizie sono due: uno, che c'è stata la semplificazione, e due, che finalmente, diciamo, si parte, seppure per una porzione circoscritta, perché per il momento a fronte di una platea molto ampia la scelta che aveva caratterizzato i governi precedenti era quella comunque poi di arrivare a ridosso e di rinviare rispetto, diciamo, all'attuazione. Si parte gradualmente, ma si parte, quindi l'Italia avrà un sistema di tracciabilità, ma avrà un sistema di tracciabilità che non farà gravare l'esigenza di semplificazione sulle imprese. C'è un elemento specifico che riguarda la regione Campania. Per la regione Campania invece è mantenuta una platea ampia che riguarda anche il trasporto dei rifiuti solidi urbani.
uno start che si avrà a marzo del prossimo anno, ma che in qualche modo è giustificato dalle condizioni di particolare emergenza che caratterizza quella regione nella gestione dei rifiuti e in particolar modo dal fenomeno di smaltimento illegale dei rifiuti stessi che ha dato, diciamo, origine a una serie di reati contro l'ambiente di cui purtroppo sono spesso piene le cronache. Questo provvedimento che riguarda la Campania si integra con un altro che era contenuto nel decreto precedente che vietava l'importazione di rifiuti speciali e pericolosi dalle altre regioni. Quindi si tratta in qualche modo di intervenire con misure specifiche, questa è la seconda, una situazione che purtroppo è diventata eccezionale e grave nel corso degli anni per ragioni che non sto qui, a riprendere. Quindi credo, diciamo, che si sia fatto un buon lavoro. Vorrei ringraziare in questa occasione anche la collaborazione che è venuta dalle rappresentanze degli interessi, quindi le rappresentanze delle imprese, contemporaneamente anche però da parte dell'azienda che ha la gestione del sistema, che ha condiviso l'esigenza di adeguarlo progressivamente a un mutamento tecnologico che anche nel frattempo si è realizzato. Non so se ci sono domande. Buonasera, sono Valentina Santarpia del Corriere della Sera. Volevo chiedere al Ministro D'Alia se è stata presa in considerazione la situazione dei precari del Servizio Pubblico Nazionale Sanitario. Sì, per quanto riguarda i contratti a termine nel comparto della sanità, che sono oltre 30.000, si è deciso di affidare alla trattativa Stato-Regioni le modalità di attuazione della disciplina sulle procedure selettive per quanto riguarda queste categorie di personale, perché ovviamente hanno un ordinamento specifico dal punto di vista giuridico, ad esempio i dirigenti medici, per cui è giusto costruire un sistema che sia utile al settore sanitario, che ovviamente è strategico, ha una legislazione a parte. Quindi questa è la scelta che abbiamo fatto. Più o meno quanti tempi, i tempi quali sono? Guardi, io credo che non passerà molto tempo, nel senso che poiché tutte le procedure a regime cominceranno dall'inizio del 2014, entro la fine dell'anno, speriamo che il decreto sia convertito in tempi ovviamente ragionevoli, il tavolo Stato-Regioni sarà attivato già dopo la pubblicazione del decreto legge e credo che si troveranno le soluzioni in tempo rapido. Velocemente solo un'altra domanda al Ministro Carrozza, si è individuato la platea di ricercatori che dovrebbero essere immessi in ruolo con il disegno di legge di cui parlava? Sarà un'immissione graduale, quindi non è un provvedimento che prevede ora l'immissione, fa parte della politica dell'ente poi stabilire come e quando vengono immessi, però per ora noi abbiamo previsto una norma che gli consente di farlo, che finora non era possibile. Se non c'è altro, grazie e buon lavoro.